Sabato 6 maggio, alla presenza dell'autore tornato appositamente dall'America, sarà inaugurata nei locali del Centro Culturale Cavanis la mostra con la quale la comunità porcarese intende rendere omaggio a Gusmano Cesaretti, fotografo di fama internazionale, emigrato da Porcari nel 69 per cercare fortuna in America, dove è stato tra i primi fotografi a testimoniare la vita di strada di Los Angeles. La mostra è a cura della Biblioteca Comunale e di Riccarda Bernacchi. È presente il ritratto nella fotografia di questo grande artista. Per l'occasione, dalla sua ricca e florida produzione, sono stati scelti alcuni scatti tra diversi periodi storici e luoghi geografici che hanno per soggetto il ritratto. Ognuno di loro è il particolare racconto di un incontro, di una vita vissuta ai margini. Una storia guardata da vicino, quella di Cesaretti, senza paura e senza orpelli, dove tutto ciò che conta è l'ascolto dell'altro, senza rumore di sottofondo. A me mi piace fotografare delle cose che è difficile la gente di entrare dentro. Io vado, busso alle porte, vado su, dico: scusi, vorrei fare usare la sua finestra per fare una foto giù a basso. Loro aprono la finestra e poi dico: oddio, che bella casa che c'hai. Perché io volevo entrare dentro quel posto lì, allora vengono tutti fuori, si mettono lì, ci mettiamo a sedere, comincio a fare le foto, mi fanno fare quello che voglio. Com'è l'emozione di esporre qua? È come essere riconosciuto dal posto dove sei nato, della gente, mi invitano qui, hanno messo nel comune di Porcari la libreria dove sono andato a scuola. È una cosa grande, grande, mi fa grande valore.